Il Consiglio regionale ha approvato la seconda variazione del bilancio di previsione 2023-2025. Due le principali voci di spesa: la prima è quella collegata all'attività di ripristino e bonifica ambientale della strada regionale 429, coinvolta nell'inchiesta sul CEU. Per cui sono stanziati in totale 15 milioni di euro, di cui 14,2 milioni per il 2023 e 800 mila euro per il 2025. La seconda è una rimodulazione dei 12 milioni di euro stanziati per l'intervento alla bonifica della falda al Sinsir di Massa Carrara, 1,8 milioni nel 2023, 3,2 milioni nel 2024 e 6,9 milioni nel 2025. Altri settori in cui la variazione interviene in modo significativo sono quello della cultura, la difesa del suolo, istruzione, trasporti e mobilità. Con questa variazione si autorizza un aumento del livello dell'indebitamento che per il 2023 è di 2,34 milioni di euro, 2,5 per il 2024 e 11,7 per il 2025. Ma una variazione di bilancio che si inserisce in un contesto di programmazione strategica della Regione per dare risposte eh, soprattutto a due temi, il tema delle bonifiche, eh, sia per quanto riguarda l'anticipazione di risorse che la Regione deve mettere per provvedere, altrimenti le bonifiche vanno troppo a rilento, se solo con risorse di chi è stato responsabile di quegli atti a partire dal Cheu. E conseguentemente la Regione mette eh, 10%. Milioni circa per poter procedere a bonificare, salvo poi rivalersi su chi ne è responsabile, e poi sull'area di massa perché a Carrara, a Massa, vi sono le necessità di bonifiche che possono eh, consentire nuove, nuovi interventi industriali. Accanto alle bonifiche che coprono la gran parte delle risorse di questa variazione, vi è la cultura, 10 milioni, eh, che costituisce il modo per eh, dare alla cultura diffusa, quella eh, che poi viene sostenuta dai nostri comuni, le necessarie risorse, e soprattutto questo in una fase in cui durante l'estate noi dobbiamo unire l'attrazione turistica della Toscana alle iniziative culturali che ne possano eh, valere come fattore di richiamo proprio perché la nostra è la regione è forse più ricercata per le regioni italiane dai turisti che vengono dall'estero e una serie di interventi puntuali, interventi che o si risolvono con una legge o con una previsione specifica da parte della regione, penso al teatro a Pistoia, come penso a interventi sulle scuole, a Piazza Alcerchio, a interventi sempre di predisposizione di tutto ciò che è stato provocato dal maltempo la scuola, la palestra, in questo caso a Monsulmano, che o si risolvono con un intervento ad hoc nella variazione di bilancio o non si affrontano. Una manovra che comporta per l'annualità in corso un aumento di risorse di quasi 40 milioni di euro. E che, per quanto riguarda la spesa in conto capitale, vanno soprattutto ad incidere su due interventi importanti. Da una parte, 15 milioni di euro sono quelli che vengono destinati dalla Regione Toscana per l'esercizio in via sostitutiva rispetto ai responsabili dell'intervento che deve essere realizzato sulla strada regionale 429, quella interessata dall'inchiesta del ChEU. Quindi inizia un'importante attività di bonifica grazie a questo imponente stanziamento di risorse da parte della Regione così come vengono rimodulate le risorse per 12 milioni di euro che sono quelle relative alla bonifica dell'area Sin Sir della provincia di Massa Carrara per consentire l'indizione della gara d'appalto integrato da parte di Sogesid. Dall'altra parte però sul fronte della spesa corrente ci sono tutta una serie di interventi importanti nel settore della cultura. Che vanno dalla valorizzazione della rete museale a quella delle reti documentarie fino ad arrivare anche a interventi più puntuali, come ad esempio i 2 milioni che vengono destinati al Teatro della Pergola o il milione e mezzo che viene destinato al Teatro Manzoni di Pistoia. Ci sono poi tutta una serie di interventi puntuali che riguardano la rete viaria, ad esempio la strada provinciale 4 nella provincia di Grosseto e tutta una serie di misure che vanno a sostegno degli enti locali, quindi in particolar modo dei comuni, eh, per la realizzazione o il completamento di valori collegati a palestre, a scuole o ancora luoghi della cultura. Un intervento quindi importante quello che viene realizzato, perché non soltanto ha a riferimento eh, opere di notevole rilievo che devono essere realizzate nel territorio regionale, ma perché soprattutto si pone in un'ottica di valorizzazione della Toscana diffusa e si pone a sostegno delle esigenze dei comuni del nostro territorio regionale per arrivare al completamento di tutta una serie di interventi che da tanti anni eh, sono attesi. Le variazioni sono determinate soprattutto dalla disponibilità di risorse che di volta in volta vengono a maturare nel corso dell'anno e soprattutto dei trasferimenti che arrivano dallo Stato poiché la regione toscana puntualmente arriva sempre all'elaborazione della propria legge di bilancio prima della fine dell'anno, come è giusto che sia, quando ancora però non è chiaro il quadro dei trasferimenti da parte dello Stato, si rende poi via via necessario adeguare e assestare il bilancio alle disponibilità che maturano nel corso dell'anno. Sì, Sicuramente inizierei la parte delle partecipate. C'è cioè un DEFRE che non tocca il tema di Toscana Strade, un tema molto dibattuto negli ultimi mesi, che invece si trova all'interno di un piano regionale di sviluppo, che andremo poi a discutere nella prossima seduta di Consiglio regionale. Non è ancora chiara la, la finalità e la, la fine che farà FIDI Toscana, perché la Regione Toscana intende acquisire il 100% delle quote di SICI. Però ci risulta che ci sia un'altra regione copartecipe delle quote, che è la regione Umbria, che non sia in questo momento intenzionata a vendere, non ci sono chiarezze per quanto riguarda appunto tutto quello che è il pacchetto delle partecipate, della progettazione e del futuro di una serie di attività che avranno appunto ripercussioni importanti su tutta la cittadinanza toscana. Però voglio anche evidenziare da ex presidente della commissione di inchiesta sulla criminalità organizzata e appunto il CHEU che finalmente è arrivato una variazione di bilancio da 15 milioni che andrà appunto perlomeno a tutelare la salute ambientale e la salute e l'ambiente di alcuni territori, che sono quelli della 429 e dei due siti di proprietà della ditta Le Rose. Quindi almeno su quello sembrerebbe iniziare un percorso di piano di caratterizzazione di opere di bonifica che noi chiedevamo da circa un anno e mezzo. Ci siamo arrivati sicuramente con un ritardo, però comunque ci siamo arrivati con questa variazione di bilancio e è comunque una soddisfazione dopo averlo chiesto e richiesto da, da ormai tantissimo tempo. Purtroppo così non è. Per tutte quelle aree coinvolte nell'inchiesta Cheo, invece che riguardano i comuni su cui ancora si susseguono ricorsi al tar, non possiamo compensare che comuni anche molto piccoli che sono stati coinvolti in questa inchiesta abbiano delle risorse così importanti per poter bonificare quelle aree. Quindi speriamo che anche in un secondo passaggio la Regione possa intervenire su questo. E una seconda battaglia che abbiamo portato avanti anche a livello parlamentare è quella delle bonifiche del SIN Sir di massa, su cui anche qualcuno ha scritto che la Lega non era favorevole. Ecco, ci tengo a chiarire che non è assolutamente così. Siamo fieri di aver votato questo articolato per quanto riguarda il Sinsir di massa perché lo abbiamo chiesto a tutti i livelli e quindi anche lì partiranno opere di bonifica di cui non possiamo che essere contenti. Credo che il compito di un politico sia quello anche di essere intelligenti e di riconoscere quando, all'interno di atti di bilancio su cui molte parti non si condividono, ci sono anche delle iniziative a favore dei cittadini toscani e che esse vengono condivise anche dal gruppo della Lega. Allora, questa era presentata come una variazione di bilancio di, 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 di poca valenza, piccola, eh, in realtà non, non, non sposta grandi patrimoni, però ci sono due criticità enormi a mio modo di vedere che è la prima il fatto che l'attrazione di nuovi fondi di investimento in regione Toscana è un qualcosa che non è preso in considerazione da questa giunta. Nel documento economico e finanziario del 2023 all'attrazione di fondi di investimento in Toscana si dedica a malapena una pagina e mezzo. E questo arriva in controtendenza con i dati che in questi giorni ci dicono, dati da Banca Italia, non da Fratelli d'Italia, ci mancherebbe altro, ci dicono che la regione toscana è la regione che a fronte di un'Italia che torna a crescere, che torna competitiva, che è il paese che più cresce in Europa, la toscana è la regione italiana che cresce meno. È l'unica regione italiana che non ha ancora colmato i quattro punti di PIL persi con la pandemia. Tutte le altre regioni sono tornate in pari rispetto al 2019. La Toscana è l'unica regione attualmente in regressione. Attrarre nuovi fondi di investimento in Toscana è un qualcosa di fondamentale. Documento economico e finanziario di questa giunta, una pagina e mezzo dedicata. Turismo e commercio: non c'è una parola una spesa per il turismo congressuale. Nei giorni in cui uno degli enti principali, degli enti fieristici principali della Toscana, Fiera, Firenze Fiera, Partecipato alla Regione Toscana, finisce su tutte le prime pagine dei giornali con un buco di bilancio da 26 milioni. Con qualcuno che dice che è un ente ormai tecnicamente morto, tecnicamente fallito, con i soci che si rifiutano di mettere nuovo capitale in azienda, la Regione Toscana non spende una parola sul turismo congressuale. Quindi, una giunta che governa una regione, che governa la regione che cresce meno in Italia dove negli ultimi dieci anni abbiamo perso il 18% di imprenditoria giovanile, non spende una parola né per il turismo congressuale, né per il rilancio del commercio, né per l'attrattività in toscana di fondi di investimento. È una giunta senza idee, è una giunta morta, che fa una variazione di bilancio in cui si continuano a stanziare i 100.000 euro per il teatro, i 50.000 euro per la provincia di Tizio, per la strada vicinale di Caio, per il belvedere di Sempronio, ma non ha una visione d'insieme della regione. Che possa tornare a far crescere la Toscana. Ci sono 15 milioni per rimediare al disastro ambientale che è avvenuto col ChEU con la variante 429. In realtà 15 milioni per chi ha detto lavori eh, sanno benissimo che serve soltanto a mettere una pezza al disastro, ma niente di più perché in realtà, come abbiamo visto dalle ultime ricerche, dovrebbe essere eh, completamente smantellata eh, l'intera strada e dovrebbero essere bonificati interamente tutti i siti, in quanto il prodotto, il Cheo, a contatto con l'aria e l'acqua rilascia cromo esavalente. Quindi fondamentalmente questi 15 milioni sono un piccolo rimedio. Per il dissesto idrogeologico, anche lì, sono soltanto delle piccole spese. Io richiamo sempre invece i milioni di euro che vengono dati delle volte a delle aziende, anche multinazionali, che magari poi abbandonano la Toscana per rimanere in luogo e che lasciano soltanto magari disoccupazione e fallimenti, per il distesso idrogeologico, che è una delle grandi emergenze del nostro tempo, al solito soltanto spiccioli e soltanto dei piccoli rimedi locali, niente di più, nessuna visione, programmazione né monitoraggio. Ma Italia Viva sostiene questa manovra di bilancio perché rientra nelle linee guida che ci siamo dati, rispetto al bilancio 2023 non ci sono aumenti di tasse, ci sono maggiori risorse, invece soprattutto per gli impianti sportivi, per lo sviluppo, per il sociale e per la sanità e soprattutto molti sostegni a favore di vari comuni della Toscana rispetto a degli interventi che da più volte avevamo sollecitato. Quindi una variazione di bilancio positiva che trova il nostro voto favorevole e un equilibrio finanziario che si cons in un anno che non era scontato, le difficoltà a inizio anno erano notevoli, tutti si ricorderanno la difficoltà nel costruire il bilancio di previsione. Il tempo ci sta dando ragione rispetto al fatto che non serviva un incremento delle tasse, ma che si potevano gestire in equilibrio i conti della finanza regionale. Su questo abbiamo approvato e sostenuto anche il DEFR, e questo è un atto importante che precederà nelle prossime settimane anche la discussione in merito al piano regionale di sviluppo. È una variazione di bilancio che non sposta lo schema a cui siamo abituati ormai da due anni e mezzo. Uno schema che vede interventi totalmente disomogenei, uno schema che interviene a sostenere per la gran parte anche investimenti sugli enti locali. Cosa che non contestiamo tanto nel merito perché sappiamo bene le difficoltà dei comuni, soprattutto di questi tempi, e naturalmente questo pone anche un interrogativo su come strategicamente si vogliono sostenere i comuni in modo globale e completo perché ciò che emerge invece da questo tipo di l'impostazione su questi atti è che sostanzialmente ci sia una sostanziale disorganicità anche nel sostegno alle amministrazioni comunali. Ne abbiamo avuto un esempio oggi su due interventi in particolare. Eh, non mi spiego ancora come mai non si sia stati in grado di trovare delle risorse per un asilo nido che è nel piccolissimo comune di Londra, pur parlando di aree interne di Toscana Diffusa, che è un asilo nido che, al quale mancano circa 200.000 euro per essere messo a norma sull'antisismica. Così come non mi spiego come su un'opera importante eh, come quello che è eh, diciamo il secondo ponte sul Resco nella zona del comune di Reggello, non si sia in grado, non si sia voluto in qualche modo mettere a disposizione delle risorse ulteriori per sbloccare quel progetto. Sono tutti interventi che riguardano le comunità, che riguardano i comuni, sui quali i cittadini eh, pongono l'attenzione perché, eh, come dire, eh, mh, riguardano la vivibilità di quei comuni. Oggi purtroppo si danno ancora risposta a macchia di leopardo ma non in modo organico e eh, soprattutto non su interventi che in qualche modo qualifichino eh, come eh, caratterizzanti e come urgenti proprio per quelle, per quelle comunità. Siamo soddisfatti invece del riconoscimento quantomeno dell'impegno sul secondo ponte eh, sull'Arno nel comune di Figline. Un'opera che finalmente viene inserita tra quelle strategiche per la regione Toscana, dopo che per decenni anche qui siamo di fronte a un'opera che, pur richiesta, pur eh, diciamo eh, conclamata anche nell'evidenza nell nella necessità di eh, dare uno sfogo al traffico in quella zona. Oggi finalmente la regione si impegna a sostenerne ancora la realizzazione. Staremo a vedere, sono 30 anni che aspettiamo opere di questo tipo in Valdarno, ancora oggi, ripeto, andiamo a macchia di Leopardo senza però diciamo, avere interventi organici. Eh, la sporadicità certamente non aiuta. Torna ad Arezzo dal 4 al 9 luglio il Mango Music Fest, giunto alla sua diciannovesima edizione. Sul palco del Parco Il Prato di Arezzo si alterneranno grandi artisti della scena musicale italiana, dal pop al rock, dal rap al folk fino all'elettronica. C'è spazio per tutti i generi musicali con una sola parola d'ordine, trasversalità. Ed è proprio questa la missione del Festival Aretino: offrire musica per tutti i gusti, creando un luogo di contaminazione e cultura. Il 5 luglio si esibiranno Rosa Chemica alle Colla Zio per passare poi a Giancane gli Zen Circus il 6, i Comacose e i Toscani Baustelle l'8 e il 9 l'Attesissimo Salmo e la serata finale con i Planet Funk e Alan Sorrenti. Nei prossimi giorni Arezzo sarà la capitale della musica toscana. Per l'ennesima volta un'altra edizione davvero molto bella, ospiti di prestigio nazionale. Tante ragazze e tanti ragazzi vivranno bella musica, dal rap al folk, al, al rock. La possibilità di poter gustare musica differente, di poter vivere la bellezza di, di Arezzo. Arezzo è arte e cultura, ma in questi giorni sarà anche musica. 19 edizione, dal 4 al 9 luglio al Parco Il Prato ad Arezzo. Eh, C'è grande emozione e anche soddisfazione per eh, un palinzesto, una line-up importante, eh, diciamo una trasversalità di artisti del panorama musicale italiano, da, dai giovani emergenti che hanno fatto benissimo a Sanremo, quindi dai Collazio a Rosa Chemical, ai grandi nomi invece come Alan Sorrenti, Planet Funk, Salmo. Come cosa Baustelle, una carrellata di sei giorni con tantissimi concerti, tantissimi appuntamenti, lo spazio anche per i talk pomeridiani, eh, ospiti sul cinema e un po' tutta la città coinvolta nella, nella manifestazione. C'è grande soddisfazione, anche come dire, eh, ringraziamenti per il Consiglio regionale e la Regione Toscana per il supporto eh, ogni anno confermato e come dire, incrementato. E quindi siamo adesso alla fase finale degli allestimenti e del montaggio pronti per, per partire. Cosa importante su sei serate, quattro con ingresso gratuito eh, a tutti gli eventi e due serate a biglietto. Ma, diciamo Economici rispetto al mercato, grazie appunto al supporto delle istituzioni e di tutta la realtà del territorio e della, e della regione. Sì, diciannovesima edizione, sì, ormai siamo ripartiti già dallo scorso anno dopo gli anni di pandemia. Questa è un'edizione veramente tornata all'origine, quindi senza alcun tipo di restrizioni. È una bella festa per la città eh, dal punto di vista culturale, dal punto di vista del divertimento per i giovani, ma anche per i turisti perché è una manifestazione che porta tante persone in città in questi sei giorni di festival, un giorno in più rispetto allo scorso anno quindi una festa che cresce e si consolida nella nostra città. Sì, molto importante perché rientra nel filone della valorizzazione delle manifestazioni. Ora in questo caso per me è anche un po' un conflitto di interesse emotivo perché ricordo un Paco Mengozzi giovanissimo nel 2006, quindi eh, era, era piccolissimo che venne, io ero assessore alle politiche giovani del Comune di Arezzo, venne a chiedere un piccolo contributo. Da quel momento l'esplosione di questa manifestazione, di questi ragazzi eh, che da Arezzo si sono affacciati al panorama musicale nazionale e internazionale stanno davvero facendo un gran al lavoro, una bella occasione per la Toscana tutta, per Arezzo in particolare, eh, il prato ha sempre un suo perché, quindi anche quest'anno non ci deluderà, vi aspettiamo numerosissimi.